tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Tecnici dell'Enel al lavoro in molte zone colpite dal maltempo per ripulire gli isolatori dalla salsedine che provocano da giorni continui blackout elettrici. Il sindaco di Rimini lancia la proposta di allargare la Notte Rosa anche a Pesaro e Fano. L'idea piace ai sindaci Ricci e Serri. Tutti pazzi per l'Elisir, i mini spot con i volti delle persone comuni utilizzati per lanciare l'opera in programma al Teatro della Fortuna di Fano. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Dunque, ancora in primo piano i danni del maltempo. Tecnici dell'Enel sono al lavoro in molte zone colpite dal forte vento dei giorni scorsi per ripulire gli isolatori dalla salsedine che provocano da giorni continui blackout elettrici in diverse zone, non solo della provincia di Pesaro Urbino, ma anche della regione Marche. Poi siamo andati a vedere anche i danni che ha causato l'acqua all'interno di un negozio di articoli sportivi di Fano. Il maltempo dei giorni scorsi, con forti raffiche di vento, continua a creare disagi. In diverse zone del territorio marchigiano, infatti, sono stati segnalati continui sbalzi di tensione della corrente elettrica. Secondo i tecnici dell'Enel, intervenuti per ripristinare il servizio, la causa del blackout è la salsedine accumulata sui tralicci. A Fano sono scattati alcuni sistemi d'allarme, facendo allertare le forze dell'ordine, e l'energia elettrica saltata ha provocato anche l'allagamento del seminterrato di Prodi Sport. Il negozio di abbigliamento sportivo poteva subire danni economici ingenti, ma grazie alla solidarietà dei dipendenti stessi e all'intervento dei pompieri si è riusciti a risolvere la situazione in sole poche ore. C'è stata una serie di circostanze tutte sfavorevoli che purtroppo hanno portato come conseguenza l'allagamento. La prima è stata l'improvvisa mancanza di energia elettrica dovuta alla caduta di un traliccio qui a 200 metri in mezzo a un campo, e poi è stato che noi abbiamo dei sistemi alternativi, quindi il generatore che va e alimenta le pompe, perché essendo noi in questo piano sotto il livello del mare, quindi siamo soggetti, soprattutto in questo periodo dell'anno quando le falde sono molto alte, a possibili allagamenti. All'inizio il generatore è partito normalmente, ma dopo un paio d'ore non alimentava più la corrente verso le pompe. A quel punto è scattato l'allarme collegato al telefono del titolare, che a sua volta ha allertato i vigili del fuoco. Subito hanno iniziato loro a pompare l'acqua, ma già nel frattempo una quindicina di millimetri, di centimetri, 20 centimetri di acqua su una superficie di 400 metri si era sparsa. Però si è formata una catena tra le persone, perché sono venuti davvero in tanti ad aiutarvi. Beh, adesso sono stati bravi soprattutto i nostri dipendenti. E poi sono stati loro, io non mi stavo nemmeno accorgendo. Poi per dire, mi sono trovato il padre di una ragazza che lavora qui, mi sono trovato il fidanzato di una ragazza, mi sono trovato altra gente che sono arrivate, arrivavano, diceva, perché è chi, tutta gente, scarpe tutte bagnate, pantaloni bagnati, al buio, completamente al buio, con stracci, scope, bacinelle di plastica. Questa solidarietà ha permesso anche di salvare tanto materiale qua. Sì, abbiamo salvato quasi tutto. La cosa che dobbiamo verificare, avendo noi molti arredamenti in legno con dei sistemi di truciolare, robe varie, essendo stati bagnati, chissà quanti di questi rigonfieranno, e se rigonfieranno saranno dolori, perché saranno intere pareti di arredamento da risistemare. Speriamo di avere un po' di fortuna. E adesso si spera un po' nella pioggia che ripulisca gli isolatori dalla salsedine. Comunque, in ogni caso, per segnalare i guasti è possibile chiamare il servizio Enel Guasti al numero 803 500.
presidente della regione Spacca ha chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza per la straordinaria ondata di maltempo che ha colpito le Marche dal 4 marzo scorso. La richiesta è stata inviata questa mattina al presidente del Consiglio Matteo Renzi e al capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Franco Gabrielli. E dall'altra parte l'amministrazione comunale, CNA e Confartigianato di Pesaro e Urbino hanno inviato una lettera al governatore Spacca chiedendo di incrementare il finanziamento regionale destinato annualmente al Comune di Pesaro, altrimenti senza le risorse per i ripascimenti e gli interventi di manutenzione strutturali sulle scogliere, molti stabilimenti balneari rischiano di saltare la stagione estiva. Mistero sulla morte di un camionista di 60 anni di Vallefoglia, trovato senza vita nella cuccetta del suo autotreno parcheggiato in via Umbria vicino ad un distributore di Montellabate in provincia di Pesaro Urbino. L'uomo, di cui non si conosce ancora il nome, potrebbe essere stato colto da malore, ma i carabinieri non escludono altre ipotesi come una morte causata da un gesto volontario. È certo che non si tratta di omicidio. Sul posto i carabinieri di Montecchio, a cui spetta chiarire appunto le cause della morte. E adesso parliamo della Notte Rosa, l'iniziativa che va alla grande ormai da tanti anni in Romagna. L'iniziativa, la proposta anzi del sindaco di Rimini, Andrea Agnassi, di estenderla anche alla Regione Marche, in particolare Pesaro e Fano. Pesaro con Matteo Ricci ha subito risposto sì, la stessa cosa ha fatto il sindaco di Fano Massimo Seri, che abbiamo al telefono con noi. Buonasera sindaco, allora come avete valutato questa possibilità di estendere una importante manifestazione che richiama migliaia e migliaia di persone in Romagna anche nella nostra città? Sì, questo è un approccio che c'è stato con l'assessore regionale al turismo dell'Emilia Romagna e del sindaco di Rimini con il sindaco di Pesaro, che a sua volta ha voluto estendere giustamente anche per la collaborazione che c'è fra le due città a Fano. Io penso che possa essere una buona e grande opportunità, perché è una iniziativa di grande immagine, molto conosciuta, una promozione internazionale molto forte. Quindi se le cose possono avere un seguito, noi cercheremo di essere della partita. Ovviamente questi sono solo approcci, sono solo considerazioni verbali, quindi non voglio dare cose per scontate, però ecco, quando ci sarà questo incontro sicuramente noi ci saremo, perché valutiamo la cosa una grande opportunità per il nostro territorio, quindi parlo della costa della provincia di Pesaro. Senta, come risponde sindaco? Qualcuno ha criticato sul social network, Pesaro chiama, Fano risponde, insomma come replica queste critiche? Ma io rispondo semplicemente che quando ci sono delle opportunità e c'è collaborazione, intelligentemente si collabora. La stessa cosa avrei fatto io, siccome Pesaro è più vicina di Fano, tra il sindaco di Pesaro e il sindaco di Rimini c'è anche un rapporto di amicizia personale, è naturale che ci sia stato un discorso tra loro. Anzi, quindi reputo che sia lungimirante ragionare assieme, non in competizione su questi aspetti, perché qui parliamo della promozione di un territorio e non di un singolo comune, dove invece i singoli comuni possono trarre dei benefici. Dopo ogni cosa può essere strumentalizzata, quelle cose non mi interessano, le lascio agli altri. Io cerco di ottenere i risultati. Bene, grazie al sindaco di Fano Massimo Seri. Che fine ha fatto la lista civica Bene Comune? Bene Comune c'è, la lista anzi rilancia il suo impegno politico e rinnova il suo direttivo. Matteo Giuliani è il nuovo presidente. Dobbiamo continuare ad essere presenti lavorando senza vedere la politica come competizione alla conquista di poteri e poltrone, ma al contrario, portando un servizio alla collettività. Dopo essersi riunita sabato scorso, l'Assemblea Generale di Bene Comune ha deciso all'unanimità l'associazione manterrà un ruolo politico e culturale, rinnovando gli sforzi per costruire una nuova idea di città, dove vengano salvaguardati e promossi i beni comuni. Come primo passo verso una nuova fase è stato eletto il nuovo presidente.
presidente, Matteo Giuliani al posto di Carlo De Marchi e il nuovo direttivo. Si trattava oggi di rivalutare quali erano i percorsi, le strade e veramente le cose in cui il bene comune può essere utile ancora nella nostra città. C'è stata la disponibilità della generazione che era stata tra i fondatori anche del nostro gruppo. Oggi sono 40-50 anni che garantiscono a questa nostra iniziativa, a questa nostra esperienza, la possibilità di offrire nuovi spunti, nuove riflessioni. Per far questo hanno dato vita a un laboratorio politico, sociale e culturale, aperto a tutti coloro che vorranno contribuire a realizzarlo. Avrà lo scopo di promuovere il dialogo, scambiarsi esperienze e competenze, arricchendo così le relazioni tra le varie realtà di cittadinanza attiva. Riteniamo di impegnarci nella promozione di un laboratorio politico che possa essere aperto a tutte le forze e le associazioni, i movimenti che sono interessati e che da tempo si battono sempre per la promozione dei beni comuni, perché all'interno di questo laboratorio si possa elaborare un progetto, iniziative e idee nuove per la città e per il suo entroterra. Porgendo i migliori auguri di buon lavoro al presidente di Bene Comune, il Movimento 5 Stelle di Fanno ha voluto ringraziare pubblicamente Carlo De Marchi. Fu proprio lui, infatti, nel 2009 a creare il gruppo dei Grillini e a dimettersi un anno dopo, permettendo ad Adaro Miccioli di entrare in consiglio comunale. I pentastellati, inoltre, hanno rinnovato a tutti gli esponenti stima e desiderio di condividere future azioni politiche, visto che, come si legge in una nota, l'espressione di un'idea di città diversa e migliore è quella che ha unito per tanti anni la storia delle due liste civiche e ne sono certi lo farà anche in futuro. Adesso parliamo di salute, in particolare dei reni. In occasione della giornata mondiale del rene, infatti, l'unità di nefrologia e dialisi del presidio San Salvatore di Pesaro, anche quest'anno, apre le sue porte per un'intera giornata. Dalle 10 alle 18 di giovedì 12 marzo, medici ed infermieri proporranno materiale informativo sulla malattia renale, sulle modalità di diagnosi e consigli su come prevenirla. E adesso la pagina invece degli spettacoli con l'Elisir d'Amore. C'è grande attesa per quest'opera lirica di Donizetti che debutterà giovedì sera al Teatro della Fortuna di Fano. Io son ricco e tu sei bella. Se vuoi c'ho la ricetta che il tuo mal guarì potrà. Una furtiva lacrima. In questi giorni il Teatro della Fortuna ha assunto l'aspetto di un vero e proprio cantiere, una fabbrica nella quale ha preso corpo e da cui parte la produzione dell'Elisir d'Amore, che debutta a Fano giovedì 12 con replica 14 marzo alle 20:30, in attesa di vedere in scena questa buffa opera di Gaetano Donizetti e che da sempre incanta il cuore di chi l'ascolta. Diverse sono state le iniziative di promozione che hanno contaminato la città, come ha detto oggi il sindaco Seri, e che hanno permesso di incuriosire e avvicinare la gente. Tra queste il flash mob lirico all'ipermercato Ocean con gli studenti dell'Istituto Padalino o il progetto Dorothy che vede impegnati gli studenti del liceo artistico Apolloni a documentare le attività di backstage e gli incontri degli artisti con il pubblico. Con questa produzione inoltre si apre a Fano il primo sipario sul progetto della rete lirica delle Marche e si avvale di una compagnia di giovani professionisti di livello internazionale. In che modo sono state superate le varie difficoltà nella produzione? Ma nell'unico modo possibile, cioè quello di una collaborazione di squadra all'interno di un gruppo in cui si è creata una splendida armonia e diciamo che in situazioni del genere se il gruppo è unito le difficoltà si superano, altrimenti sono insormontabili. Fra poco debutterete, ma fino ad ora com'è stata questa esperienza? È stato veramente un bel lavoro, molto intenso perché come abbiamo già detto le prove erano un po' a fuoco dalle 3 fino alle 12 di notte, quindi intenso, però quando si lavora bene non si sente la stanchezza e diventa veramente una gioia.
Sarà uno spettacolo di alto livello e, come affermato dall'assessore alla cultura Stefano Marchegiani, sarà un momento di crescita culturale, ma non solo. Ha affermato che la cultura è anche divertimento. Non è anche divertimento, è divertimento, perché non vuol dire che l'argomento, se è divertente o no, non è piacevole. Acculturarsi vuol dire divertirsi, è una passione che ci deve essere, che bisogna infondere ai giovani, a tutti, di andare a teatro, andare al cinema, leggere dei libri. Anche per il teatro, per l'opera, è importante che poi ci siano dei prodotti per cui la gente si diverte e vuole tornare a vederli. La vendita dei biglietti, che vanno da un prezzo di 5 a 50 euro, è già aperta al pubblico al botteghino in piazza 20 Settembre a Fano. Inoltre, alle donne che giovedì assisteranno alla prima dell'Elisir d'Amore verrà consegnato un gel profumato, denominato la Contessa Azzurra, una fragranza preparata dalla profumeria Taussi sulla base di una ricetta elaborata agli inizi del Novecento da alcuni chimici a Parigi, su commissione del conte Giuseppe Visconti di Mondrone, un imperatore nell'industria del tessile. L'essenza fu apprezzata anche dall'amico Gabriele D'Annunzio, fu lui poi a denominarlo Contessa. I flaconi facevano bella mostra di sé nelle migliori profumerie di Milano, Firenze, Roma, Napoli e anche a Fano. Dal 1912 al 1940 era proprio la Taussi ad avere l'onore di profumare il Teatro della Fortuna prima di ogni spettacolo, un'essenza che nei prossimi giorni accompagnerà il pubblico durante l'Elisir d'Amore. Bene, allora lo avete visto all'inizio, all'apertura di questo servizio, alcuni volti più o meno noti hanno partecipato per lanciare quest'opera a questi mini spot che adesso vi sintetizziamo nel prossimo servizio. Quanto è bella, quanto è cara, più la vedo e più mi piace. Buon amore, senatore, me d'amore supplicare. Una furtiva lacrima dagli occhi suoi spunto. Io son ricco, tu sei bella, na 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 na. Quale onor, senator, me d'amor supplicar. Quanto è bella, quanto è cara, più la vedo e più mi piace. Una furtiva lacrima nel viso tuo spuntò. Io son ricco, tu sei bella, io ducati e vezzi hai tu. Poi continua per un'ora, è meglio che ci fermiamo qua. Tutti pazzi per l'Elisir! Ok, allora siamo in chiusura del nostro telegiornale. Prima di salutarvi, però, quante volte abbiamo parlato di furti di biciclette nei negozi o addirittura nei garage di casa, insomma, nelle abitazioni private. Spesso le due ruote però svaniscono nel nulla per poi riapparire magari nei mercati esteri, dove però è impossibile recuperarle. Ebbene, è andata meglio invece a questo nostro telespettatore, Sauro Bracci, che la sua bicicletta invece è riuscito a ritrovarla dopo averla vista in uno dei nostri servizi. Questa è una foto pubblicata che vi abbiamo fatto vedere il 13 novembre dell'anno scorso. Ebbene, Sauro Bracci dovrebbe essere al telefono con noi. Buonasera Sauro. Buonasera direttore, buonasera. Allora, dicevo che quella sera era davanti al televisore, si è visto questa fotografia e l'ha riconosciuta. Esatto. Che cosa è successo, Sauro, poi? Niente, la bicicletta di mia figlia, lei l'ha riconosciuta subito, guarda la mia bicicletta. E niente, abbiamo saputo tramite voi, questo servizio ci è risultato molto, ma molto utile. E niente.
niente, siccome l'abbiamo saputo tramite voi, volevamo ringraziarvi perché oggi siamo ritornati in possesso di questa bicicletta. Sono passati un po' di mesi, ma insomma alla fine è stata ritrovata. Grazie anche al commissariato che ha intercettato un furgone con all'interno altre biciclette, perché non c'era solo la sua. Ma ce n'erano anche altre. Per fortuna poi ve le abbiamo mostrate, sono state riconosciute e credo le stiano restituendo in questi giorni ai legittimi proprietari. Bene. Noi comunque volevamo ringraziare voi e soprattutto il commissariato, nelle persone dell'ispettore Garramone e dell'ispettore Franco Calcina. Bene. E tramite questi due ispettori ringraziare tutta l'equipe, la squadra del commissariato di Fano, che penso abbiano lavorato in collaborazione. Certo, era un modo anche... Grande, grazie a tutti. Grazie, ecco, era un modo anche per chiudere in bellezza e soprattutto ogni tanto dare qualche buona notizia, visto che diamo sempre notizie di furti e quant'altro. Quando c'è un ritrovamento è bene dare spazio anche e chiudere un po' con il sorriso e con la speranza. Grazie a Sauro Bracci. E allora adesso arriveranno anche le belle giornate, speriamo per poter godere di qualche passeggiata sulle due ruote. Noi ci fermiamo qui. Sono le 20:51, grazie e buona serata con i programmi di Fano TV. Tra poco c'è Dopo Cena e poi uno speciale dedicato all'Elisir. Arrivederci.